Pensateci bene, l'amore è un po' come un bambino, qualche volta per crescere bisogna dirgli no, anche a Natale. Ciao a tutti, rieccomi. Ci eravamo salutati dicendo che dire di no qualche volta fa bene alla coppia. Avete provato? Bene, altrettanto importante non dire certe cose per il buon fine della relazione, come non chiederle, che poi si sa, a svegliare che anche dorme. Oggi è Natale, mi sento più buona. Voglio regalarvi un nuovo capitolo di questa videoterapia. Cose da non dire, da non chiedere e da non regalare mai alla persona che ami. Neanche sotto tortura. Uomini, non ditele che è ingrassata se non volete che la vostra semplice considerazione si traduca in una dieta a basso contenuto di grassi. Tu mangia! No. Con relativo calo della libido. Perché io non ne posso più, eh? Che barba, che noia! Ma nel modo più assoluto, non ritrattate mai il vostro ti amo. Fate molta attenzione a pronunciare queste due paroline, perché una volta dette, la cosa peggiore che potreste fare a una donna con gli occhi a cuoricino, che sogna di attraversare la navata della chiesa vestita di bianco, e aggiungere, nel senso, ti voglio bene. E voi donne, so che è difficile, ma non dite ti perdono se poi non siete capaci di farlo, perché poi passereste il tempo a rinfacciarglielo. Lo dice la parola stessa, perdonare, dare, concedere, lasciare andare, lo devi saper fare. Infine, care maestre della condivisione, vi do un piccolo consiglio. Non ditegli proprio tutto, lasciate un po' di mistero che alimenti la sua curiosità. Guarda che lui si aspetta che lo richiami e se tu non lo farai, richiamerà lui. Ma chi sei, Nostradamus? In generale, non chiedete mai all'altra persona: scusa, tu mi ami? Ma quanto mi ami? Se non siete certi della risposta che ricevereste. Per lo stesso motivo, non chiedete: È stato bello. se non siete certi della risposta che dareste. Non chiedete a ripetizione: se arrabbiato, se arrabbiato, se arrabbiato, se arrabbiato, se semplicemente è un po' distante o distaccato. Che se un uomo starà solo facendo qualche conto di fine mese. E se donna, beh, probabilmente sono in piena crisi premestruale, quindi in effetti potrebbe essere arrabbiata. Andiamo, portate pazienza, è Natale, bisogna essere più buoni. A proposito, avete già scelto il regalo per lui o per lei? No! E che aspettate? Di ridurvi all'ultimo e magari toppare alla grande raccattando giù dalla cantina una vecchia patacca riciclata? Vediamo insieme cos'è meglio non regalare, tanto per cominciare. No! Alla PlayStation! A meno che non vogliate tirarvi la zappa sui piedi, creando un mostro teledipendente che preferirà sempre lei a voi. Ecco, no, Alternino! Come vedete, finisce per diventare più impegnativo del rapporto! No, al tatuaggio col nome del vostro attuale amore. Che se vi lasciate poi? Immaginatevi la scena: divano, temperatura rovente e un po' di imbarazzo. È la prima volta insieme. Lui si toglie la camicia e sfodera un bicipite con la scritta Franci Forever? Peccato che voi vi chiamate Giulia. Volete fare un pensiero speciale al vostro partner regalandogli un servizio esclusivo? Ecco, io sconsiglierei il personal trainer, quello figo ovviamente. Ma siete proprio sicuri che il vostro sexissimo, focosissimo, nudissimo calendario senza veli resti nel comodino del vostro grande amore? Tutto chiaro, piccioncini? Va bene, anche per oggi è tutto. Un caro saluto dalla vostra dottoressa Stracia Beep, un no istruttivo a tutti voi, ma un sì, specialmente per un bacio sotto il mischio. Ciao, buon Natale! Un caro saluto da Stefania Nascimbeni, Carmen Fiore e tutta l'associazione Subjective. Seguiteci su YouTube. Au!